Kratos, il fantasma di Sparta, si era insediato tra gli olimpici come dio della guerra. Massacri e spietate battaglie lo avevano condotto fino a qui. Ares era morto e sebbene l'Olimpo chiamasse, le visioni della sua esistenza da mortale lo tormentavano ancora. Kratos, aiuta. Kratos sapeva che non si trattava di una mera visione, perché con gli dèi nulla era mai come appariva. La visione del proprio passato indusse Kratos a cercare risposte. Risposte racchiuse nel tempio di Poseidone, nelle profondità della città di Atlante. Questo non è un modo saggio di agire, Kratos. Era un sogno, nulla di più. Le visioni continuano a tormentarmi, Atena! Le visioni da cui promettesti di liberarmi. Ma questa visione, posso cambiarla? Forse è una visione che è meglio non alterare. Ci sono molte cose che non sai. Ti prego. Thank you.
Yeah.
Tempio di Tanato, dio della morte, residuo di un tempo a lungo dimenticato. Eretto prima del dominio degli Olimpici, questo tempio non fu posato qui per mano degli uomini. Tra le sue mura si cela un passaggio per il regno della morte.
All'orizzonte si ergeva il Tempio di Poseidone, un monumento eretto dagli Atlantidi in ossequio alla grandezza del loro protettore, il dio dei mari.